Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati al mio canale. Oggi vi parlerò di un film che mostra quanto sia fragile e sfaccettato il mondo adolescenziale e di come sia facile deragliare quando si vive nell'immediatezza. Il film in questione è... When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Che sarà, sarà, whatever will be, the future's not ours to see. Che sarà, sarà, what will be, when I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Fox 5, Ragazze Cattive, un film diretto da Lauren Cantrell nel 2012, tratto dal libro di Joyce Carol Oates. Già precedentemente, nel 1996, era stata proposta una trasposizione cinematografica appunto del libro della scrittrice che vi ho appena citato. Film diretto da Annette Haywood Carter con protagonista Angelina Jolie, però questo film non ebbe molto successo. Così il regista e sceneggiatore francese Laurent Cantet, famoso per aver vinto la Palma d'Oro nel 2008 a Cannes col film La Classe e per aver preso parte al film collettivo Seven Days in Havana, diciamo che ha deciso di riproporre appunto il film, secondo me, con una chiave leggermente più moderna. Ci troviamo nella seconda metà degli anni 50 in una cittadina dello stato di New York. Le nostre giovani protagoniste sono delle sorelle di sangue che fanno gruppo per ribellarsi alle angherie dei compagni di scuola. Se inizialmente il loro motivo di unione era appunto quello di lottare contro maschi, ragazzi e uomini che si prendevano in gioco di loro in quanto femmine, successivamente la fiamma che terrà attive le protagoniste sarà il desiderio di emancipazione, il desiderio di libertà. Ben presto però diventano schiave di un sistema da cui hanno sempre cercato di tenere le distanze, il capitalismo, il potere del denaro, che diverrà l'unico motivo di unione ma anche di contrasto e di distacco tra le protagoniste. Infatti loro, per accumulare soldi e sopravvivere, tutte insieme, arrivano a rapinare, raggirare, addirittura a sequestrare uomini innocenti, sventolando la bandiera della lotta sessista. Ma si sa, la violenza genera altra violenza, e Arancia Meccanica insegna. E ben presto le nostre ragazze cattive arriveranno ad un punto di non ritorno. C'è chi ha avuto più sale in zucca e quindi se l'è data a gambe nel momento opportuno, e chi invece si sentiva troppo dentro tutto ciò e non vedeva altro modo di uscirne se non quello di percorrere la strada che ormai aveva già intrapreso. È un film che mi è molto piaciuto, soprattutto per il lato registico. Infatti, la telecamera in mano, le riprese sfocate e poco nitide sono la perfetta rappresentazione dell'ambiguità e della confusione che alberga nelle menti delle protagoniste. È un film che non lascia spazio a molte interpretazioni. La visione del regista infatti è molto chiara. Cosa ci vuole dire? Beh, che spesso quando si è giovani, quando si è adolescenti, si pensa di avere il mondo nelle proprie mani, ma il passo dall'essere spensierati e felici a quello di assumersi le proprie responsabilità è veramente breve. Soprattutto quando ci si sente delle grandi donne, ma in realtà si è ancora delle bambine dentro. Dunque non è il compimento dei 18 anni a determinare la maturità di una persona. E molti film hanno appunto trattato questo argomento. Dunque, cos'ha di diverso questa pellicola? Beh, diciamo che per una volta i protagonisti non sono i soliti maschi tra i 15 e i 17 anni, ma delle giovani ragazze, quindi un cast frizzante, fresco e veramente molto brave tra l'altro. In particolare le due attrici che interpretano il personaggio di Lex, diciamo la capogruppo della banda, e Maddie, colei che invece sembra cercare di tirare le redini e convincere le ragazze che in realtà stanno commettendo degli sbagli. E sarà proprio quest'ultima ad andarsene in tempo.
E infatti la rivedremo a fine film, che tirerà le somme di tutto ciò che le è successo quando era più giovane. Unica nota dolente è il fatto che quando si passa dagli anni 50 ai giorni nostri, e quindi quando la giovane protagonista Maggie, diventata adulta, parla del suo passato, che non mi è molto piaciuto il fatto che l'attrice fosse sempre la stessa. Si vedeva che aveva ancora il viso da sedicenne e non quello di una giovane donna in carriera. Ma a parte tutto ciò, il film mi ha convinto e mi è piaciuto molto. Lo consiglio a tutti, non ha un range d'età secondo me. Va bene sia per un pubblico più giovane che per un pubblico più adulto e maturo. Verrà ricordato nella storia? Ma può essere di sì, può essere di no. Certo, nel cast non ci sono nomi che spiccano. Non ci troviamo davanti all'attimo fuggente con Robin Williams o ad un'arancia meccanica diretto da Kubrick. Ma è secondo me un film molto valente e capace e che ha molto da dire e che soprattutto riesce a dirlo nella maniera più chiara possibile. Per coloro che hanno visto il film o che pure vorranno guardarlo e quindi commentarlo, scrivetemi pure qui sotto e fatemi sapere la vostra. Io ora vi saluto e vado a correre a prendere i fumetti di questo mese. Ringrazio ancora i nuovi iscritti al mio canale e tutti coloro che hanno seguito recentemente i miei video. Vi mando un bacio, mi sono sporcata anche le mani col rossetto e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!